Fabio Galante, appuntamento imperdibile a PT, in questa azienda poi. È sempre un appuntamento bello, perché quando io vengo qui da Tombolini sono come a casa, quindi è un piacere per me essere qua e venire a salutare tantissimi amici. Senti, parliamo di calcio e in particolare dell'Inter. Che cosa sta succedendo a questa squadra che sta faticando? Ieri non è stato semplice per i nerazzurri battere il Parma in Coppa Italia. Ma sta faticando tante squadre al di là dei risultati. Quando si riprende un campionato dopo una sosta lunghissima, qualche difficoltà era prevedibile. Abbiamo visto risultati domenica, comunque nel weekend scorso, di rimonte all'ultimi minuti. Roma-Milan, ma lo stesso Inter che vinceva 2-1, poteva essere 3-1, pareggio 2-2, l'Empoli a Roma con la Lazio, voglio dire, quindi tante partite così. Secondo me c'è da riprendere un po' di ritmo, però penso che l'Inter insieme alle altre squadre daranno battaglia fino all'ultimo per la vittoria del campionato. Lukaku è sembrato in grande difficoltà a livello fisico, secondo te quanto tempo ci vorrà per rivederlo al 100%? Ma il tempo non lo so quando ci vorrà, so solo che lui è un ragazzo splendido. Io ieri sera ero allo stadio, ho anche avuto la fortuna di parlarci 2 minuti. Lui ha veramente tantissima voglia per dimostrare quello che è veramente forte. Quindi io penso che lui mentalmente è forte e ha fiducia che torna a livelli che tutti noi conosciamo, soprattutto i tifosi dell'Inter che se lo ricordano, insomma, un bomber impeccabile. Realisticamente comunque oggi quante chance dai di scudetto all'Inter? Ma guarda, è difficile parlare di chance, perché io vedo che comunque dopo, che ne so, passa 2 domeniche, si può ribaltare tutto. È chiaro che adesso il Napoli è la super favorita e il Milan comunque è lì, la Juve è in grande rimonta, 7-8 vittorie consecutive. Però io penso domenica o comunque il prossimo weekend c'è Napoli-Juventus. L'Inter deve pensare a se stessa di tornare a giocare bene e a fare vittorie, poi vediamo. Comunque io non ti do la percentuale, ma io penso che l'Inter possa veramente, le partite sono tante, possa finalmente dimostrare quello che è e lottare fino alla fine. Poi c'è anche la Supercoppa, eh? Sarò presente alla Supercoppa a Riyadh, è sempre un trofeo bello contro il Milan che ha vinto il campionato, quindi insomma sono tutti appuntamenti per una società importante come l'Inter da cercare di portare a casa, ecco. Senti, una considerazione anche sulle tue ex squadre, il Torino tra le altre, che campionato vedi per questa squadra ancora di metà classifica? Penso di sì, perché poi alla fine oggigiorno combattere contro le forze come l'Inter, il Milan, la Juventus, il Napoli, la Roma, la Lazio non è facile, quindi arrivare dietro di queste, lottare con la Fiorentina, lottare con l'Atalanta e stare dalla parte sinistra, come si dice, della classifica, secondo me è già un bel risultato. Un occhio anche alla Fiorentina da toscano, che cosa ti aspetti nella seconda parte della stagione dei Viola e che cosa pensi anche della prima parte, che non è stata certamente esaltante? Non è stata esaltante, io penso che la Fiorentina, per i giocatori che ha, per le qualità che ha, può migliorare tanto, ha un allenatore secondo me molto bravo e poi siamo sempre lì, se nel girone di ritorno Cabral, insomma, o chi deve far gol trova il momento giusto, trova la forma giusta, io penso che la Fiorentina può vincere tante partite. Dal punto di vista della difesa i singoli non hanno fornito prestazioni del tutto convincenti, ecco, cosa pensi dei vari Milenkovic, Martinez Quarta, Igor? Guarda, tu Lorenzo mi conosci, io quando si parla dei singoli non mi fa mai piacere, perché io quando ho giocato a calcio a grandi livelli e si puntava a trovare l'errore al singolo giocatore mi dava fastidio, perché poi quando tu difendi in 11, no? Quindi è chiaro che poi si va a vedere l'errore, cioè qualche errore in più l'hanno fatto, però io tutti quelli che tu hai rammentato io li ritengo degli ottimi giocatori, quindi io penso che la Fiorentina a livello di difesa è in buone mani. Oggi si è parlato molto, sempre a proposito della Fiorentina, di Nico Gonzalez, perché potrebbe arrivare un'offerta clamorosa da parte dell'Ester di 34 milioni di euro. Se così fosse, da direttore sportivo, visto che svolge, hai svolto anche questo ruolo, che cosa faresti? Sono sempre decisioni difficili, quando c'è di mezzo tanti soldi uno ci pensa. E poi chiaramente, però dico sempre io, è vero, ci danno tanti soldi, però poi devi anche andare a trovare uno
all'altezza di questi che vanno via. Quindi lì vabbè, la Fiorentina è in buone mani come direttore sportivo e io penso che faranno la scelta giusta. Però sono cifre molto, molto alte che sicuramente non fanno dormire la dirigenza viola, perché ci devono pensare. E Nico Gonzalez comunque almeno per la Fiorentina può spostare gli equilibri? Spostare non lo so, ma sicuramente è un giocatore importante che quando sta bene ti fa vedere che ha classe, che ha qualità, che ha tecnica, quindi è un giocatore che io terrei se vuoi vincere le partite, però davanti alle offerte incredibili uno ci pensa.